Perché quando Renzi è corsa via agile la giornata di ieri alla festa nazionale della cultura del Partito Democratico di Pian di Massiano, dopo essere stata aperta nel pomeriggio dal segretario regionale Giacomo Leonelli e dalla responsabile nazionale della cultura Lorenza Bonaccorsi. Io mi auguro che al referendum istituzionale si arrivi con un dibattito maturo nel nostro paese, consentendo ai cittadini di informarsi, di capire su cosa si vota, di discutere del merito della riforma costituzionale, non assegnando all'appuntamento referendario significati che esso non ha. Non si vota per il congresso del PD, non si vota sulla legge elettorale, non si vota per mandare a casa Renzi, non si vota per cambiare gli assetti politici del paese, si vota su una scelta semplice: se si vogliono cambiare le cose, se si vuole cambiare l'assetto istituzionale del paese, se si vuole fare in modo che il procedimento legislativo sia più efficace, se si vuole uno Stato più leggero, se si vuole una politica che pesa di meno, si vota sì. Se si vogliono mantenere le cose così come sono, si vota no. Dopodiché io credo che insomma, il compito della politica sia quello di appunto informare i cittadini facendo un dibattito maturo, rispettoso delle posizioni, e poi i cittadini sceglieranno come giusta democrazia. Con il vice segretario del partito Lorenzo Guerini si è parlato dell'attualità politica e del prossimo referendum costituzionale, mentre un pubblico molto interessato ha seguito in serata la tavola rotonda dal titolo "Con la cultura si mangia", che ha visto tra gli altri la presenza dell'onorevole Anna Scani e del rettore dell'Università di Camerino Luigi Lacchè. La tavola rotonda, che ha messo in luce le prospettive economiche che si stanno aprendo per le imprese che fanno della cultura e della creatività il loro core business, è stata poi conclusa dal ministro della cultura Dario Franceschini. Quella battuta che ho fatto entrando il giorno del giuramento al Quirinale, per me non era una battuta, mi sento chiamato a guidare il ministero economico più importante del paese, è perché sono veramente convinto che sia così. Sono convinto che insomma nel mondo della globalizzazione ogni paese deve investire su ciò che ha di più forte, di più competitivo, di più unico, di meno imitabile. Abbiamo dimenticato che il patrimonio straordinario di talenti, di creatività che c'è in Italia. Questo abbiamo cercato di invertire anche su questo la tendenza nella riforma del Ministero. Io ho fatto una direzione arte, architettura contemporanea e periferie urbane che non c'è mai stata. Per questo abbiamo cercato di invertire anche alcune scelte di risorse